Eccoci, bentornati in un'altra puntata della nostra playlist di sociologia generale. In questa puntata ti voglio dare alcune informazioni interessanti sui tassi di criminalità in Italia e in alcuni casi anche in Europa. Trovi all'interno, sotto nel box di descrizione, le fonti da cui sono state tratte le varie percentuali e i vari dati che troverai proprio in questa lezione. È chiaro che oggi che siamo nel 2021 ci sono questi tassi, poi se ascolterai queste lezioni tra qualche anno magari le cose sono cambiate, si spera che siano cambiate. Vediamo insieme alcuni dati interessanti. Beh, innanzitutto ci sono secondo te delle differenze in Italia e in Europa per quanto riguarda la criminalità? Quali sono i reati che sono maggiormente commessi in Italia rispetto al resto d'Europa o rispetto al resto del mondo? Magari stoppa questa video lezione per vedere se azzecchi, diciamo, se ti rendi conto di quali possano essere le criminalità, diciamo, i tassi di criminalità maggiori in Italia rispetto magari alla Svizzera, la nostra vicina, rispetto alla Francia, rispetto alla Spagna o rispetto agli Stati Uniti o altre parti del mondo. Benissimo, iniziamo con i reati. I reati, beh, sono diminuiti, ma il calo adesso in questo periodo si è un po' fermato, però c'è stata una diminuzione dagli inizi degli anni 90 in poi di omicidi, di furti d'auto e di scippi, come puoi vedere in questa prima parte. Quindi dagli inizi degli anni 90 c'è stata una diminuzione, omicidi, furti d'auto e scippi. E le rapine invece sono aumentate. Dal 2006 c'è stata una crescita di furti di abitazioni e di rapine e un aumento, attenzione, del senso di insicurezza per tutte le classi, soprattutto per le donne, dal 2002 al 2009. Le donne, nelle varie statistiche, in modo particolare dell'Istat, si sentono insicure, in modo particolare per la violenza sulle donne, che poi vedremo in una slide dedicata. Quindi vediamo che da un lato il dato interessante è che c'è una diminuzione di omicidi, di furti d'auto e di scippi, ma c'è un aumento di furti di abitazioni, di rapine e un aumento del senso di insicurezza. Le donne, ripetiamo, sono particolarmente impaurite per la violenza sessuale, che quest'ultima, anche se viene poco denunciata, è un fenomeno molto ampio. Vediamo i furti in abitazioni e borseggi. Beh, il nord-ovest e il nord-est detiene il primato per i furti in abitazione. Il nord-ovest invece il primato per i borseggi e il sud per le rapine. La regione con il maggior numero di furti di abitazione è l'Emilia-Romagna, seguita dalla Lombardia. I borseggi invece sono più frequenti nelle regioni, nei centri metropolitani ovviamente, soprattutto in Liguria, Lombardia e Basilicata. Vediamo le rapine. Le rapine abbiamo detto che sono maggiormente presenti al sud e la Puglia è la regione con più alto tasso di rapine. In Campania, che è una delle regioni che ha sempre avuto un numero elevato di rapine, ci sono stati dei miglioramenti, quindi infatti il tasso è diminuito. È più frequente che la rapina venga subita da un uomo, che invece le donne subiscono maggiormente i borseggi. La classe di età maggiormente colpita in entrambi i reati è tra i 18 e i 24 anni e il rischio minore è tra i 35 e i 44 anni. Veniamo agli omicidi. Allora, il tasso degli omicidi è diminuito dopo il picco del 1991. Quindi qua c'è stato proprio il picco degli omicidi in questo anno. Nel 2011 il tasso di omicidi è stato più alto per gli uomini di 25-34 anni, mentre per le donne è stato più o meno tra i 18 e i 24 anni o tra i 45 e i 54 anni. I paesi europei, vediamo un po' un dato interessante, c'è stata una diminuzione in alcuni paesi, ma in altri è aumentato, come nel Lussemburgo e in Irlanda. In Italia c'è una diminuzione appunto di omicidi da criminalità organizzata, furti e rapine, quindi questo è un altro dato importante.
La criminalità organizzata è soprattutto nelle regioni del sud, in modo particolare in Calabria, in Sicilia, in Puglia e in Campania. Dal 2011 ad oggi la regione con il maggior numero di omicidi di mafia è la Calabria, con un numero 3 volte superiore alla media nazionale. Dal 1992 al 2009 sono diminuiti i decessi riguardanti gli uomini, mentre sono rimasti stabili gli omicidi legati alle donne. Adesso proprio ci occupiamo delle donne. Vediamo la violenza sulle donne. Violenza sulle donne che può essere una violenza fisica, una violenza sessuale, psicologica e uno stalking. Il rischio è triplo tra i 16 e i 24 anni, pensate. E le donne sono prevalentemente vittime di uccisioni in ambito familiare, ahimè. Infatti il 73,7% è stata uccisa da un partner, da un ex partner o da un familiare. Dal 2008 al 2017 è aumentata appunto la preoccupazione delle donne di ricevere violenza, soprattutto tra le più giovani. E la quota di donne molto preoccupate raggiunge il massimo in Puglia, 38,8%, in Campania, 38,3% e nel Lazio, 38,8%. Vediamo le regioni con più alti tassi di violenza sulle donne, violenza che può essere anche sessuale fuori dalle mura domestiche, perché poi vediamo la differenza. Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia e Lazio. Invece, attenzione, in Campania detiene il primato per la violenza fisica. Anche la violenza del partner è maggiore al centro e al sud, quindi questa è più una violenza tipo violenza sessuale, violenza psicologica. Qua maggiormente al sud e maggiormente la violenza fisica, la violenza sulle donne nell'ambito domestico. Vediamo invece il disordine sociale e fisico dei territori. La paura della criminalità non dipende soltanto dal numero e dalla gravità dei reati che avvengono in un paese, ma anche dal ripetersi di azioni ed eventi in una criminalità. Quindi il ripetersi ovviamente crea paura della criminalità. Dal 2002 al 2009 c'è un netto aumento di persone che dichiarano di aver visto atti illeciti, come gli spacciatori, le prostitute, eccetera. Sono i giovani a rilevare maggiormente i comportamenti di inciviltà e non emergono differenze tra uomini e donne. Il degrado maggiore si ritrova soprattutto in Lazio, Campania, Lombardia e Piemonte. Quindi questo è un dato interessante. Le differenze territoriali, oltre che esprimersi nei livelli complessivi degli indicatori di degrado, si evidenziano anche per il tipo di degrado. Le persone vedono più spesso spacciatori nel Lazio, mentre vedono più spesso tossicodipendenti in Campania. Quindi ci sono anche delle differenze su cosa vedono le persone e questo è un dato anche interessante. Bene, spero che ti sia piaciuta questa lezione, dove le statistiche ovviamente sono sempre riferite al contesto socioculturale in cui siamo oggi. Vedete appunto tutti i dati e tutte le fonti nel box di descrizione. Scrivi anche i tuoi commenti qui sotto se hai voglia di commentare qualche dato interessante. Soprattutto a me sta a cuore moltissimo, non che gli altri reati non lo siano, però la violenza sulle donne che è veramente ancora troppo elevata, in modo particolare l'abbiamo visto al centro-sud, la violenza all'interno delle mura domestiche. Quindi scrivi qui sotto un tuo commento e ti aspetto nella prossima lezione.